funny. I want to sing those songs. In parte erano esercito, ma anche donne, bambini, anziani, famiglie, quindi con proprio tutta la popolazione longobarda in massa, decidono improvvisamente, superano il fiume Isonzo e penetrano in Italia per la conquista. In Italia incontrano poca resistenza. Perché incontrano poca resistenza? Innanzitutto perché la guerra greco-gotica, cioè tra gli ostrogoti e i bizantini, aveva indebolito tutta la penisola, che era quasi un cumulo di macerie, le città erano state distrutte, Roma era l'ombra di se stessa, cioè c'era veramente una devastazione assoluta.